Salve a tutti. Partiamo dall'inizio. Il Movimento 5 Stelle non ha dato nessuna autorizzazione a TAP, mai. Noi ci ritroviamo adesso nella condizione di non poterlo fermare, di non poter fermare una procedura che è stata già chiusa, avviata, svolta e conclusa dal governo precedente, di cui tra l'altro si vanta anche. Quindi, siccome in questi giorni si stanno dicendo tante cose, tante chiacchiere, voglio dare qualche risposta. Partiamo per esempio da una giornalista del Fatto Quotidiano, Tiziana Colluto, che dice che io sapevo tutto dal 2013, sapevo che esisteva questo trattato internazionale che ci legava, che sconfinava nella nostra sovranità e che quindi avremmo potuto fare ben poco. Certo, io l'ho sempre detto. Noi abbiamo cercato l'aiuto di tutti i partiti politici per bloccare quella follia, allora nel 2013. Anche di coloro i quali adesso si stracciano le vesti dicendo che proprio lì il gasdotto non doveva essere fatto. Peccato. E sì, perché proprio nel trattato internazionale e quando si discuteva di quel trattato nelle commissioni parlamentari, TAP ci porta il progetto che prevedeva già l'approdo proprio a Melendugno, proprio a San Foca. E perché? E non lo sappiamo il perché. C'erano degli interessi che noi non conosciamo, che erano tutti di Vittorio Poti, lo zio dell'attuale sindaco, che insiste perché vuole proprio lì l'approdo di TAP, e tutti zitti. Arriva in Parlamento e allora che si fa? Tutti zitti, solo noi a dire di no e loro a dire questi tanto dicono di no a tutto. Di no a tutto, però adesso non vi va più bene. Parlo anche con Liberi Uguali, sì, Liberi Uguali che adesso fanno tutti quelli che conoscono le carte, quelli che sono preparati, competenti, e dove erano quando hanno votato favorevolmente a quel trattato? E non solo, hanno votato anche lo sblocco Italia. Lo sblocco Italia era una diretta conseguenza di quel trattato in cui l'Italia si impegna a favorire anche con la normativa nazionale e agevolare la costruzione di questo benedetto gasdotto, in cui si impegna anche a non ostacolare nulla nel flusso nella costruzione, perché comunque deve mettere sempre una pezza purché si faccia, fino a quando non si arriva all'ultima autorizzazione che è stata data il 9 marzo del 2018, cioè 5 giorni dopo le elezioni. Non hanno avuto neanche la decenza di fermarsi allora. Il Partito Democratico ha messo le mani dappertutto e adesso parlano quelli del Partito Democratico. Parla Emiliano che si sente tradito, ma tradito da cosa? Tradito da chi? Tradito dal tuo partito che l'ha voluto lì quell'approdo e tu sventoli ancora la bandiera del Partito Democratico. Dimettiti, vattene a casa, in piena contestazione con il tuo partito che ha voluto quel gasdotto e l'ha voluto lì a San Foca e lo ha difeso lì a San Foca. E alla giornalista Colluto io vorrei dire che quando si fa un'inchiesta si deve fare in maniera completa, perché il percorso di TAP parte molti anni fa ed è chiaro che anno dopo anno le condizioni cambiano, ma quando il 20 febbraio del 2018 io vado non a New York, non a Milano, vado a Melendugno e dico che sarebbe stato molto difficile e complicato fermare TAP, proprio perché ormai erano trascorsi molti anni da quella ratifica ed erano subentrati dei contratti di acquisto e di vendita del gas, che quindi ci sottopongono purtroppo a dei costi esorbitanti. È chiaro? Oltre al fatto che ormai la costruzione del gasdotto è quasi all'80% e sta sulla mia pagina, Tiziana Colluto, vattela a guardare, perché lo dico prima della campagna elettorale. Così prima che della campagna elettorale, durante la campagna elettorale, io vengo contestata da NoTap, con i quali io non ho mai avuto un buon rapporto, loro non hanno mai calcato i nostri palchi, non hanno mai condiviso la battaglia con noi e questo è legittimo. È legittimo adesso, ma però sono gli ultimi a dover chiedere le mie dimissioni. Non rispondo certo a un Gianluca Maggiore io. E allora, signora, è bene sapere che io sono stata contestata al comitato NoTap proprio in una manifestazione in cui c'erano i costituzionalisti, gli esperti di cui parla il sindaco stesso, i sociologi, i giornalisti, in cui c'erano queste persone, comitato NoTap compreso, che parlavano di una battaglia da portare avanti contro chi? Non nel merito, non politica, no. Bisognava farla contro le forze dell'ordine che stanno lì a presidiare il cantiere TAP. Beh, io mi sono opposta a questo perché io ho il coraggio di fare delle mie idee. Io ho detto allora, se ci sono dei reati bisogna andare in procura e denunciare. Ma non si organizza una battaglia contro le forze dell'ordine, a mio avviso. Sono stata fischiata, mandata via e poi sono uscita su tutti i giornali per questo, ma io ne sono orgogliosa perché per me le cose si fanno nella legalità, nella trasparenza e nell'onestà. Sempre e comunque. La battaglia si fa politica e si fa nel merito.
Noi, è chiaro, lo dico in quel video del 20 febbraio, che sappiamo che sono intervenuti questi contratti tra TAP e società acquirenti e venditrici, però io non so a quanto ammontano, non potevo fare una stima. Io vi faccio un piccolo esempio. Per quanto riguarda la eventuale violazione della normativa Seveso, io faccio un accesso agli atti ai vigili del fuoco di Lecce e il Ministero dell'Interno da allora, guidato dal compagno Alfano, amico del Partito Democratico, mi risponde che non sono soggetto di interesse. Non sono soggetto portatore di interesse. Sì, sono una parlamentare, rappresento il territorio, ma io non sono portatrice di interesse. Figuriamoci se poi, quindi mi avrebbero mai fatto vedere i contratti stipulati da una società privata, perché ieri i giornalisti anche parlavano di opere pubbliche mettendo dentro TAP. TAP è un'opera privata. Passiamo al sindaco. Inizio col dire che il sindaco è stato accolto due volte qui a Palazzo Chigi, ed è giusto, perché chiaramente è rappresentante di un certo territorio. Ma le maniere da teppistello con cui mi intima di non tornare a Melendugno non mi fanno paura, perché io non ho niente da temere, né arriva lui a dirmi dove devo o non devo andare. Perché io lo so bene che Poti fa parte di una genealogia di baroni che ha fatto da padrone a Melendugno, ma Melendugno non è sua, così come non è mia. Quindi lui non mi può dire dove andare e dove non andare. Io ci torno a casa mia quando e quante volte mi pare e piace. E con la testa alta, perché io non ho niente di cui vergognarmi. Io non ho dato nessuna autorizzazione a TAP. L'hanno data altri al posto mio. E io mi ritrovo adesso, purtroppo, a decidere se bloccare, facendo ricadere dei costi esorbitanti sul paese. E su questo c'è un'enorme differenza. Quando è venuto qui, noi abbiamo dialogato con lui, insieme a Giuseppe Conte, insieme a Sergio Costa, insieme a Andrea Cioffi, a tutti i nostri portavoce. E abbiamo dialogato facendogli vedere le carte. Poi a lui non piace Word, vabbè, però quelle sono. E poi abbiamo anche colto le sue e raccolto le sue istanze di illegittimità su tutta la fase autorizzativa. E abbiamo chiesto al ministro Costa di andarla a verificare tutte attentamente. Allora lui poi qualche giorno dopo va in un'associazione pseudoculturale per fare uno show in cui il suo unico obiettivo era quello di far ridere le persone che erano lì presenti, chiamandomi anche con un aggettivo piuttosto dispregiativo, una parolaccia che io non ripeto, però lì si va ad indicare che genere di livello culturale umano ha questo sindaco, perché di fronte a una battaglia sacrosanta lui si mette a chiacchierare, a ridere, ad insultare una persona, così come mi ha insultato quando ha fatto delle allusioni sessiste con il dottore e l'infermiera. Non scendo ulteriormente in questo aspetto, perché veramente non fa altro che dare un segno di che persona stiamo parlando. Ora, lui a un certo punto dice che io sono cambiata, improvvisamente vado a favore di TAP. E no, bello mio, devi raccontare tutto. Perché è importante raccontare tutto quello che è successo lì. Allora ti parlo proprio da leccese. E allora è giusto, quando vai a riferire di una conversazione fatta con altre persone, che tu sia veramente sincero. Perché a un certo punto il ministro Costa gli fa una domanda. Gli chiede, ma perché non avete chiesto già dal 2017, quando voi venite a sapere che c'è la Posidonia, ma potevate farlo anche prima, che quel sito diventasse di interesse comunitario? Non lo sa, lui è impacciato, non risponde, non lo sa. Questa richiesta viene fatta soltanto a luglio del 2018. Ci saranno delle ragioni, però lui non le ha portate, non sapeva cosa rispondere, non ha risposto. Quando dice che io faccio l'avvocato di TAP, lui mi parla di una violazione di una prescrizione per cui ci sarebbe un pozzo inquinato perché lui ha dovuto richiedere la chiusura, giusto? Ok, allora io gli chiedo, ma secondo lei, sindaco, può essere utilizzata questa in una controversia o è superabile? No, è superabile, me l'ha detto lui, non l'ho detto io, me l'ha detto lui. Perché questo non lo racconta? Perché il caso, secondo me, è di raccontare tutto, oltre che a fare le sceneggiate e mettersi a ridere. Perché poi era giusto anche dire che il presidente Conte, quando lui chiede un clima politico differente, gli risponde molto sinceramente. Dice, se ci sono dei profili di illegittimità, noi alzeremo le mani. Così come se ci sarà un intervento della procura, noi alzeremo le mani. Non andremo a favorire nessuno. Questo è un clima profondamente differente.
Perché vede, per noi, e io parlo ai cittadini di Melendugno, è un grande dolore questo, di cui dobbiamo purtroppo prendere atto, della nostra impossibilità a bloccare questo grande dolore, che è prima di tutto per noi, insieme a tutto quel territorio, per noi perché noi lo abitiamo esattamente come i cittadini di Melendugno. C'è Emiliano che chiede questo cambio di approdo. Ne ho già parlato prima, ho detto che c'era nel trattato internazionale. Eppure anche Emiliano, alla richiesta seppur tardiva della Comune di Melendugno di far diventare sito di interesse comunitario Melendugno, ancora non agisce, sta fermo. Io non capisco perché stanno tutti fermi. Sono tutti bravi a parlare dopo, come hanno fatto i Liberi Uguali, che lì per lì hanno votato di tutto, hanno votato la ratifica, hanno votato lo Sblocco Italia, così come hanno votato Jobs Act e tutto il resto, e poi adesso sono diventati candidi e puri. Quindi io non devo rispondere a queste persone che mi chiedono le dimissioni, né tantomeno devo rispondere al Berlusconino di turno della televisione locale che adesso chiede le mie dimissioni. Ma in nome di cosa? Stai utilizzando un mezzo soltanto per farti pubblicità? E dove diavolo era Forza Italia quando si fissava Melendugno? Dov'era? A votare sì. A votare sì, va tutto bene, fatelo lì. Poi arrivano le elezioni e Berlusconi si sveglia e dice: ah, però sarebbe il caso di non farlo a Melendugno. Dopo 5-6 anni lo dici? Forza Italia fino adesso dove è stata? Addormentata? Chissà. Se l'ha dimenticata di Melendugno, se ne erano dimenticati tutti di Melendugno. Soltanto noi, compreso Sell che ha dato tutta l'autorizzazione, non vi dico che cosa non ha fatto Vendola, adesso la colpa sarebbe nostra. Sarei io a non dover poter tornare a casa mia? Perché c'è un sindaco di turno che mi dice: no, qua, attento a non tornare, attento a non tornare. Ti sei accerchiato dell'Alfredo Fasello di turno, che è la persona che oggi ha bruciato la fotografia e la bandiera del Movimento 5 Stelle, che tutti sappiamo bene lì giù, che chi promuoveva era Massimo D'Alema. E in quel famoso video del 20 febbraio, a un certo punto io gli rispondo e dico: chi sarebbe ad avere un peso politico per il Sud Massimo D'Alema? Perché Alfredo Fasello voleva D'Alema, e siccome ci sono io, siccome c'è il Movimento 5 Stelle, allora non gli va bene bruciare le bandiere. Però sappiate che noi abbiamo sì preso i voti anche per Tappo, ma non solo per Tappo. Noi abbiamo sbaragliato in tutto il Sud, tutti i collegi uninominali, dappertutto, e non solo per Tappo. Usciamo da questa logica che noi siamo stati votati solo per Tappo. Perché questa è una cosa che ferisce molto tutto il progetto del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo un progetto integrale anche per il Sud, che non vedeva soltanto Melendugno. E ora tutti questi coraggiosi che chiedono le dimissioni, che però, osservate bene, i Calenda, i Martina, i Renzi, tutta questa gente qua, tutta insieme, appassionatamente, insieme a Berlusconi, a Fitto, a Compagnia Bella, che sono tutta una cosa. No, chiedono le dimissioni, ma non chiedono nuove elezioni, perché sanno che lo schiaffone sarebbe più forte di prima. Perché per esempio i compagni del PD stanno dicendo che al Sud ci sono una manica di incapaci che vuole stare stesa sul divano, non far niente, sta già illustrando, insomma, ingegnandosi per truffare, per prendere reddito di cittadinanza. Con che coraggio Calenda ancora parla? Venga lì in Puglia, venga in Puglia a parlare, venga lui nelle piazze dopo quello che ha combinato. Allora le sa, perché lui stesso oggi ha detto che ci sono i danni, i risarcimenti. Non li hai detti prima però. E perché non li hai detti? Perché non ne hai parlato? E perché non lo vai a dire ai pugliesi, ai siciliani, ai calabresi, che sono una manica di incapaci che vuole stare stesa sul divano? Perché non c'è il coraggio di farlo? Oppure di disonesti, come ha detto il segretario del partito, come ha detto Martina? Su questo no, non hanno il coraggio di farlo. Io vi dico una cosa, e lo dico guardandovi negli occhi, perché sono sincera e non ho niente da temere. Anche quei pochi che sotto qualche post mi hanno commentato dicendomi: ti sei preso il contentino, qualche tangente. Io adesso aspetto qualche giorno, mi auguro che vadano loro in procura, altrimenti vado io in procura a dire: questa persona ha notizia di un reato, allora andiamo a fondo e vediamo chi ha preso contentini eventualmente, perché io sono una persona per bene, contentini non ho preso, e posso andare di fronte a qualsiasi procura. Adesso quelle persone di cui ho lo screenshot, nome e cognome, spero che vadano domani.
che vadano domani. Ora il sindaco ha risposto a Conte anche dicendo che non abbiamo bisogno, che non c'è bisogno che lui vada a Melendugno e che i ristori non le vogliono. Benissimo, è una decisione che attiene al sindaco? Perfetto. Però noi adesso, così come siamo stati nella posizione di poter verificare tutti i contratti, anche se è bene specificarlo, essendo un'opera privata, non è che sono depositati presso i ministeri. Abbiamo avuto la possibilità di visionarli, ma io vi dico che abbiamo anche la possibilità di fare molta attenzione, perché se si dice no alle compensazioni, deve essere l'intero territorio a non averle. E se si dice di sì, invece, è il territorio che deve decidere e stabilire che cosa vuole. L'importante è che abbia un impatto e una ricaduta sull'interesse pubblico, perché il danno è di tutti, non solo di qualcuno. Quindi noi rispetteremo tutte le decisioni, purché siano di tutti. Attenzione a questo, perché su questo aspetto bisogna vigilare con molta attenzione, noi lo faremo e io mi auguro che lo faranno anche tutti i cittadini di Melendugno, perché è legittima qualsiasi risposta, è sacrosanta, è importante che poi venga osservata in maniera omogenea, che non si facciano figli e figliastri, perché questo è veramente molto importante. Questo è quello che io ho da dire su TAP e spero di essere stata abbastanza chiara. Grazie.